siamo con il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie e scusate il ritardo, è stata colpa mia perché avevo altri impegni di là. Non... Ha fatto qualche mutuo, mi sa. Lei c'è il terremoto in Emilia e cosa fa? Viene in Emilia e dai mutui al 0,50-0,75%. Esatto, perché se noi abbiamo costruito qualche cosa che oggi vale è perché delle persone ci hanno dato fiducia e ci hanno dato fiducia dandoci i loro risparmi. Allora, quando succedono degli eventi catastrofici, io ritengo che sia un dovere morale da parte nostra di non girare la testa da un'altra parte e di fare qualche cosa. Per cui, quando c'è il terremoto in Emilia, per esempio, noi abbiamo subito stanziato 2 milioni a fondo perduto, non per costruire un asilo o altre cose, quello è a parte, ma per dividerlo fra i nostri clienti che hanno avuto un danno dal terremoto. Quando abbiamo creato la banca, io dicevo alle persone che conoscevo, che incontravo, guarda, che noi faremo banca in maniera diversa dagli altri. Io ho capito che il miglior modo di essere egoisti e essere altruisti. Se io do, poi ricevo. 80 euro aiutano a guardare meglio avanti? Beh, se noi pensiamo a chi li riceve, che persone che vivono con 1200-1300 euro, per loro 80 euro sono molto importanti, secondo me. Le tasse sono il miglior strumento di politica economica. Vuoi rilanciare l'economia, abbassi le tasse a chi lavora, stimoli i consumi, alle imprese stimoli gli investimenti. Vuoi frenarla? Aumenti le tasse, deprimi i consumi ai lavoratori, gli investimenti alle imprese. Ha sempre funzionato così. Perché siamo in crisi? Perché abbiamo aumentato le tasse.